Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e soprattutto ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da, la primissima di questo 2023, prontissimi ad aprire questa nuova settimana che sarà ricchissima di argomenti, di ospiti, e con questa puntata porteremo nelle vostre case bellezza, tanti consigli e anche consapevolezza. Quindi iniziamo da vivere alla moda. In compagnia della nostra Simona Mazzei, come riaprire alla grande, in bellezza. Ciao Carlotta, buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovata, come stai innanzitutto? Molto bene, grazie, buon anno. Ci eravamo visti per la puntata di Capodanno, però adesso lo possiamo dire. Buon anno a tutti. Buon anno, 2023. Davvero buon 23. 2023. Oggi ci parli di una donna che ha rivoluzionato il mondo della moda in un modo davvero particolare. Esatto. Oggi parliamo di lei, la regina della rivoluzione della moda, che è Vivienne Westwood, e non potevo non parlarne, anche perché purtroppo il 29 dicembre è venuta a mancare . E quindi mi sembrava appunto doveroso parlare un pochino di lei, proprio perché lei si è battuta fin dall'inizio della sua carriera per la sostenibilità e per la consapevolezza. Lei raccontava una cosa, diceva che lei era nata per spronare gli altri, per far sì che gli altri diventassero davvero consapevoli che si può vivere in modo diverso, più libero e lontano dalle convenzioni. Quindi, cara Carlotta, non potevamo non parlare di lei e della giusta, quindi, come sempre, consapevolezza. Detto alla puntata di Capodanno, avrei cercato poi un'altra parola da apportare, ma magari lo vediamo la sarà prossima volta. Sarà per il prossimo lunedì. Che oggi riparliamo ancora della consapevolezza, non solo nella moda, ma anche e soprattutto in tutti gli ambiti di vita nel quale poi dobbiamo appunto avere a che fare tutti i giorni, anche perché vivere in modo consapevole, come diceva Vivienne Westwood, vuol dire vivere in modo più libero e anche riuscire a aprire la mente a reazioni diverse. Ed è importante, più di tutto, essere per prima cosa consapevoli di noi stessi. Importantissimo. Conoscersi, capire chi siamo, cosa vogliamo, è una delle cose più importanti che dobbiamo fare. Quindi, prima di addentrarci nel mondo meraviglioso e eccentrico della moda di Vivienne Westwood, perché racconteremo proprio nei dettagli quella che sarà quella che è la sua storia e la sua evoluzione, però nella seconda parte, nella seconda, voglio parlare direttamente con voi a casa e voglio parlare di quello che potrebbe essere un buon proposito per il 2023, perché poi alla fine questi buon propositi a noi piacciono tantissimo, iniziamo l'anno, li scriviamo, non ne portiamo a termine nemmeno uno, ma comunque ci danno la carica per affrontare l'anno in maniera un pochino più grintosa. Giustissimo. Quindi vi consiglio di fare una cosa: prendete un foglio e una penna. Ce l'ho, casa. Eccola qua. Ce l'hai anche te, benissimo. Penna foglio, e foglio. Prendetevi 5 minuti, magari mettete un po' di musica che vi piace, accendete una candela, bevete un caffè, fate qualcosa che vi fa stare bene e scrivete su un foglio: quest'anno voglio essere più consapevole soprattutto di me stessa. Voglio sapere chi sono, cosa voglio e che cosa voglio andare a fare. Perché questa è la chiave per stare meglio. Per stare meglio, anche perché questo ci aiuta non a diventare i più bravi, ma ci aiuta a capire che quando affrontiamo una determinata cosa, più o meno importante, più o meno difficile, noi siamo abituati a reagire in un certo modo. Se noi capiamo come mai e da dove viene quella reazione che abbiamo in quel determinato momento, riusciremo, magari non tutte le volte, magari anche una volta sola, avevamo accennato una volta Carlotta questa cosa, riusciremo magari a fermarci un attimo e a reagire in modo diverso se il nostro modo di reagire fino a quel momento non ci piace più. E lo facciamo solo attraverso la consapevolezza. Quindi scrivetelo su un foglio.
piegatelo, mettetelo da qualche parte dove poi potete ritrovarlo, perché non lo nascondete, ogni tanto riapritelo. In qualsiasi momento. Leggetelo, e questo è importante, sapete a fare cosa? A diventare la versione migliore di noi stessi. È vero. Perché non importa essere i migliori di tutti, i più bravi, i più intelligenti, è importante essere la versione migliore di quello che possiamo proporre noi tutti i giorni e in tutte le situazioni. Questo è difficile, è complicato, ma lo possiamo fare, ci sono libri che possiamo leggere, possiamo parlare con le persone, possiamo fermarci e capire davvero chi siamo. È molto importante, complicato, ci vuole un po' di voglia, un po' anche di coraggio per farlo, perché sicuramente troveremo delle parti di noi che non ci piacciono, dei lati oscuri, perché siamo umani, siamo fatti così. Il coraggio non deve mai mancare. Mai, ma impareremo ad amare anche quelle parti un pochino più difficili, un pochino più oscure, che magari non ci piacciono lì per lì, ma che fanno comunque parte di noi. Quindi Vivienne Westwood questo ci insegna fin dall'inizio. Siamo più consapevoli del mondo, ma soprattutto e per prima cosa di noi stessi. Tu li hai scritti i tuoi buoni propositi? Li ho scritti. Ma adesso non li voglio sapere, chissà dopo. Va bene, magari. Grazie Simona. Dopo. Grazie a voi. Perché adesso andiamo avanti con la nostra estetista Giulia, Remise en Forme. In compagnia della nostra estetista Giulia Chisci. Ciao. Eccoti qua. Buon pomeriggio a tutti. Come stai? Sempre molto emozionata, però dai, bene. Oggi ci spieghi, no, come rimettersi in forma, rimetterci in forma dopo questo periodo. Ma prima ci rispieghi quelli che sono i benefici del massaggio. Allora, i benefici del massaggio sono molteplici. Il massaggio innanzitutto, lo rispiego, svolge varie funzioni. Il massaggio, intanto io vi faccio vedere un po' alcune manovre del massaggio, può essere rilassante, energizzante, distensivo. Ricordiamo che il massaggio serve a riattivare la circolazione, sia venosa che linfatica. In più il massaggio, oltre a vedere questo effetto, questo benessere, insomma, porta anche e aiuta ad effettuare il turnover cellulare. Ecco, quindi è molto importante. Il turnover cellulare è molto importante perché? Perché si aiuta ad eliminare le cellule morte e per far sì che le cellule nuove assorbano le sostanze nutritive e quindi rende la pelle più bella e luminosa. Quante volte farlo? Allora, il massaggio non ha una... diciamo, si può fare sempre. Io vi consiglio di farlo almeno una volta a settimana. Farà meno di tante altre cose superflui, ma volersi bene ed effettuare almeno una volta alla settimana il massaggio. Quindi anche in questo caso consapevolezza. Di cosa c'è realmente dietro a un massaggio, di quelli che sono i benefici. Sì, non sono soltanto estetici, ma sono anche interni. Ecco. Tant'è vero, attraverso il massaggio noi andiamo a stimolare dei punti chiamati pnei, ovvero psichico, neuro, endocrino e immunitario. Quindi è molto grande i benefici che dà il massaggio. E, oggi stai massaggiando la bella Aurora, che è la fortunata di oggi, no? Sì. Ora vi ultimizzo alcuni sblocchi delle articolazioni allungherò anche i legamenti, scusate, mi sono un po' emozionata, questo 2023 inizia sempre un po' così. Però dopo vi farò vedere. Strada facendo, vero? Come? Ci riscaldiamo strada facendo. Speriamo. E dopo vi farò vedere un trattamento di un percorso chiamato Remise en Forme, perché dopo le feste ci siamo un po' abbuffati e un po'... Abbiamo mangiato, aiuto, per fortuna c'è la nostra Giulia. Ci siamo godute un po' le feste, però ora rimettiamoci in forma e andiamo un po' a detossinare il nostro corpo. Ecco, in che modo? Adesso ci anticipi qualcosa, poi ci torniamo nella seconda parte. Sì, allora praticamente questo trattamento, che all'interno di un percorso si chiama Remise en Forme, è praticamente mirato a chi ha gonfiori addominali, chi ha gambe appesantite, quindi anche gonfiore a livello articolare, e quindi tessuti un po' rilassati e adipe localizzato.
Questo trattamento è diciamo, si compone Sì? Con delle piante erbali. Ah! Le parti di piante erbali, praticamente è la macerazione delle piante. In questo caso è una pianta, è una polvere, si chiama vata, quindi è una macerazione di varie piante, tra cui carciofo, betulla e artiglio del diavolo. Quindi va a sfiammare, va a detossinare, a togliere le tossine. E questa polvere erbale, poi vi farò vedere dopo a livello addominale, può essere usata in vari modi. Può essere usata come un peeling, oppure anche come un fango, in modo da scollare il tessuto e riattivare la circolazione. È un massaggio consigliato quindi a chi? A un po' a tutti in questo periodo, perché tutti abbiamo un po' di pesantezza, un po' di... È indicato soprattutto a quelle persone che hanno problemi di... al sistema viscerale, quindi un po' di intestino bloccato, a chi si sente un po' affaticato, perché comunque è tutto collegato. Perfetto dall'intestino. Per questo periodo. Per questo periodo, sì. E allora approfittiamone. Questo è solo il riscaldamento, ci torniamo più tardi. Grazie mille, Giulia. Sì, grazie mille, Carlotta. Perché adesso vi faccio trasferire tutti nel salottino dalla bella e brava Lucrezia per i suoi consigli. E grazie Carlotta e buon pomeriggio e anche buon anno a tutti voi. E oggi ci ritroviamo insieme a Cecilia Sassi, operatore Reiki, per parlare proprio di questa disciplina molto molto antica di origine giapponese. Buonasera e buon anno. Allora, una delle basi fondamentali del Reiki è proprio la respirazione. Esatto. Allora, per il Reiki ci sono due momenti essenziali proprio per anche avere un ascolto interiore. Sicuramente la respirazione. Il respiro ci ricorda che l'aria è un elemento per noi importante, essenziale. Nel momento in cui respiriamo, già entriamo in contatto con la nostra energia. Un'energia che già si sente proprio che è distribuita in tutta la persona, quindi l'ossigeno che entra dentro di noi e che va a ricaricare proprio le nostre cellule. E questo è proprio l'inizio di un trattamento. Dopo sì. Ovviamente la parte di ascolto e di dialogo, c'è proprio una parte di rilassamento della propria personalità anche. Sì. Allora, il respiro è anche un momento di consapevolezza. Quindi, quanto più noi riusciamo a fare questo momento di ascolto interiore, riusciamo anche a conoscerci meglio. E infatti il Reiki proprio insegna a porre attenzione proprio alla respirazione. Un altro momento importante, essenziale per un ascolto interiore, è la centratura. Ok. Quindi la centratura la possiamo vedere proprio come uno stato di equilibrio fra il nostro ascolto, la nostra parte interiore, e invece quanto ci circonda. Ok. E è un momento in cui già ci dà la possibilità di conoscerci meglio, di scoprire anche le nostre potenzialità e quindi il Reiki insegna alcune pratiche proprio all'operatore Reiki, ma anche durante un trattamento Reiki c'è la possibilità di poter avere proprio una sorta di centratura, cioè proprio un ascolto, e lì diciamo emerge qualcosa in più di nostro che noi non conosciamo. Che magari a cose normali uno non viene. Sì, perché a magari travolto anche dai pensieri, dalla vita sì. frenetica. Quindi uno stato di equilibrio, i pensieri scivolano via e emerge qualcosa o su cui lavorare o anche i nostri talenti o le nostre risorse. Quindi questi sono due momenti essenziali del Reiki. Ecco, e come avviene una seduta? Quindi abbiamo la prima fase che è quella di ascolto e me lo ricordo molto bene perché lo scorso anno ho provato anche io il Reiki, perché come dice sempre la nostra Cecilia, il Reiki va provato, va scoperto, perché a parlarne molto spesso non gli si dà la giusta importanza, la giusta entità. Sì, più che altro non si riesce a spiegare bene esattamente un po' quanto avviene in una persona, che cosa invece... Che cosa le può arrivare? Poi la seduta Reiki è estremamente soggettiva, è un qualcosa proprio di... Anzi, direi che anche la persona può provare ogni volta una seduta sempre un qualcosa diverso. Qualcosa diverso e qualcosa anche in più. Sì,
Io, per quanto riguarda la respirazione, invito proprio la persona, prima che inizi diciamo il trattamento vero e proprio, a inspirare, quindi guido la persona facendo proprio, guidandola, anzi chiedendole proprio quasi di visualizzare l'aria che entra dentro come un fascio di luce che va a energizzare proprio tutte le cellule. Quindi come avviene? Inspirazione? E praticamente si dilata proprio anche proprio la pancia, quindi una inspirazione profonda e anche un'espirazione, perché ricordiamoci che quanto entra e quanto esce è l'espirazione a qualcosa che noi poi condividiamo con, certo, con quanto ci circonda. Sono due momenti essenziali che ci portano a un momento importante. Sicuramente il fatto che per il Reiki lo scopo essenziale, diciamo finale, è riuscire a raggiungere uno stato di equilibrio interiore, e questo grazie a quando noi riusciamo a scoprire il nostro talento e la nostra unicità. Infatti, poi, come stiamo vedendo ora dalla slide, Reiki, che è l'unione tra queste due energie, esterna ed interna, ovvero quello che ci circonda anche. Grazie, e dopo continueremo a parlare di questa meravigliosa disciplina. Quindi passiamo alla linea Carlotta. Grazie. Andiamo avanti con Fashion and Style. Oggi ci troviamo in compagnia delle nostre Erika Andreini e Sabrina Maggi di Dimensione Donna. Salve a tutti. Salve a tutti. Sì, prima volta con noi a Tadà, sì, prima benvenute. Volta, prima esperienza. Grazie. Siamo molto liete di essere qui insieme a voi. Per noi è un onore. Davvero un piacere avervi. Grazie con noi. Quindi vogliamo sapere tutto, la vostra storia, come nasce Dimensione Donna e poi come vi siete conosciute e unite. Dimensione Donna nasce dalla mia storia, diciamo così, il mio percorso dall'89, che ho fatto l'estetista e ho iniziato a lavorare con mia zia che faceva la parrucchiera. Poi è arrivata Erika a darci una mano e è subentrata al posto di mia zia, e così nasce questo rapporto di capelli e trucco, parrucco, insomma tutto lifestyle del momento, ci aggiorniamo, ecco. Vi occupate di due cose diverse, differenti. Esatto. Sì. Sei una truccatrice. Io sono una truccatrice. Sabrina, mentre sì. Erika è parrucchiera. Sì. Esatto. E vi trovate ad Arezzo. Sì, ad Arezzo. Ci siamo subito, prese subito, piaciute subito. C'è questa voglia insieme, diciamo, questa forza sempre di crescere, creare nuove cose, aggiornarsi. Quindi di essere anche sempre formate? Sì, assolutamente. È una cosa che ci teniamo molto, perché la formazione comunque è importante nel nostro settore, soprattutto oggi che comunque anche tra le persone, tra le ragazze, come tra le donne stesse, c'è molta consapevolezza, e quindi c'è anche questa ricerca di una persona e di una figura in cui avere fiducia. Certo, e poi anche il team deve poi saper parlare la stessa lingua. Giusto. Sì, sì. Dopo magari ci raccontate anche quelli che sono i vostri percorsi professionali, ma prima cosa ci presentate oggi? Allora, oggi abbiamo con noi Laura, che è sempre del nostro team, e Martina, che fa parte sempre del nostro team. Buonasera e benvenuti anche a voi. E andiamo comunque a presentare delle pettinature, anche quelle appunto che sono state del momento. Le tendenze del 2023. Su comunque un capello, diciamo, medio, con delle schiariture nelle lunghezze, e invece anche su un capello, diciamo, un po' sfilato e piuttosto lunghino. Quindi si presentano con due tipologie di capelli differenti. Sì, è un capello, quanto, diciamo, a colore e anche a struttura. Certo, assolutamente. Abbiamo creato su Martina una colorazione un po' più scura, un bruno, con delle sfumature leggermente blu. E invece è Laura... È vero. Sì. Ha delle sfumature sul blu. Sì, non una cosa... E questa cosa... è una delle tendenze, sì, dal nero al blu. Assolutamente, sempre con molta delicatezza, perché certo, adesso non è il momento degli stravolgimenti, ma comunque abbiamo bisogno di un certo cambiamento, ma sempre in maniera delicata, soft, quello che ci richiedono adesso le nostre clienti. E per il trucco? E per il trucco andiamo praticamente a guardare il viso e cercare di dargli un'armonia. E cerchiamo insieme
anche quindi alla studio cliente. A 360 esatto. gradi, quanto è importante quindi anche la consulenza. Assolutamente, perché praticamente il viso, cioè la cliente si deve anche sentire bene, non si può fare un trucco che si stravolge, certo. ci si deve sentire a suo agio. Migliorarla, migliorarla, non stravolgerla, certo, vero? Assolutamente, sì, sempre ascoltare l'esigenza insomma della persona che abbiamo davanti e poi dare anche il nostro diciamo consiglio, ecco, quello è importante. È molto 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 sì. importante. Questo è solo il riscaldamento, ci sono ancora tante cose da dire, dopo magari ci parlerete anche di come avete creato queste acconciature per il Capodanno, no? Certo, 2022. Assolutamente. Siamo davvero curiosissimi, grazie, grazie mille. Grazie. Adesso andiamo avanti con l'arte dei cappelli della nostra Eleonora Bruno. In compagnia quindi della nostra Eleonora Bruno, grazie per essere con noi e benvenuta. Grazie a voi per l'invito, ciao Carlotta. Vogliamo sapere tutto, qual è la tua storia e come nasce il tuo brand Elib? Allora, la mia storia comincia da questa passione enorme che ho per questo accessorio e per decorare la parte insomma della testa della donna e da qui anche la filosofia del mio marchio, appunto. La filosofia che è molto importante. Esatto, esatto, che serve proprio a enfatizzare l'intelligenza e la femminilità, la bellezza della donna. Quindi per me un copricapo è come una meravigliosa cornice per l'intelligenza della donna. Io non direi proprio cornice, cioè i tuoi copricapo sono delle vere e proprie corone, o sbaglio? Anche quella no. che stai indossando è meravigliosa. Grazie, quindi ce ti ringrazio. Descrivi, vogliamo sapere tutto. Certo. Allora, qui ci sono vari cerchietti o corone, come anche le definite te, e questi sono realizzati la maggior parte in velluto, velluto di seta, oppure in seta come quello accanto a te, con cristalli Swarovski, che io ti inviterei anche a provare. Posso? Certo. Questo nero? Beh, no, già che ce l'hai lì a no. portata di mano, perché no? Come ti senti? È corona sia. Oh, beh. La principessa. Una principessa. Sta molto bene, sta molto bene. Quindi, tessuti davvero pregiati. Sì. Quindi, quello che indossi... Quindi c'è una ricerca, insomma. Sì. C'è un'enorme ricerca dietro ogni pezzo, dietro ogni cappello o cerchietto che sia. Quello che indossi è in seta con cristalli Swarovski. E poi qui abbiamo un altro headpiece, che gli inglesi mi vengono incontro nei termini, perché diciamo che loro hanno proprio una grande cultura per il mondo del copricapo. E quindi quello è un copricapo con piume di struzzo e base in feltro di lana. Meraviglioso. Altrimenti questo è con camelie in velluto di seta, oppure questi come quello che indosso io, che è diciamo il best seller, e in velluto con quello cristalli. Quello più richiesto, sì. più venduto, sì. è quello. Esatto. Quindi la domanda mi sorge spontanea, è possibile personalizzarli? Assolutamente, diciamo che il mio lavoro principale è proprio, cioè la parte più bella del mio lavoro è proprio creare creazioni o cappelli custom made per le clienti o i clienti. Nel caso quanto prima contattarti? Ma dipende dal pezzo da realizzare, se si parla di un headpiece con le piume anche un 3 settimane, un mesetto prima sarebbe ottimo, altrimenti per un cappello anche 2 settimane così. Sono quegli accessori che vanno proprio a completare l'outfit, anzi magari a volte l'outfit viene proprio creato sì, dall'accessorio. Sì, quando le clienti... Non dovrebbe assolutamente mancare, no? No. No, però bisogna anche saperlo portare, perché non ecco, è da tutte. Quindi darai anche diversi consigli. Certo, immagino. Non è da tutte, quindi bisogna saper portare una creazione importante come questa. Da chi sono stati indossati? Allora, ho avuto la fortuna che insomma i headpieces sono andati su molti magazine, e anche J.Lo.
e Sara Jessica Parker mi hanno onorato di star a caso dell'aver indossato i miei copricapo, e quindi sì, alcune. Ora te. Ora te. Grazie. Insomma, queste sono soddisfazioni immense. Sì, sono grandi soddisfazioni, perché dietro c'è veramente un grande lavoro, una grande passione, e quindi sono grandi soddisfazioni. Sì. Un'altra soddisfazione ce l'hai avuta da poco con il tuo nuovo negozio. Ma ne parliamo dopo. Benissimo. Grazie mille. A te, a dopo. Perché adesso andiamo avanti con la moda di Donkey Swing. Ta-da! In compagnia del nostro Marzio Franceschini di Donkey Swing, ormai non hai più Buonasera, bisogno di presentazioni. Carlotta, ciao. Ormai, vero? Come stai? Molto bene, grazie. E in compagnia anche di un altro ospite speciale. Decide, sì. Stasera siamo Martinuzzi, in due. Martinuzzi, ristoratore. Sì. Benvenuto. Grazie. Siete qua per parlarci di un evento, no, che si terrà in occasione del Pitti, che come ogni anno si terrà a Firenze, alla Fortezza d'Abbazzo, da domani 10 gennaio. Da domani, certo. E il vostro evento si chiamerà proprio Degustando Birra, Cibo e Moda. Certo. Credo di aver già tutto il titolo, no, di questo. Dice tutto. Un connubio però, che funziona sempre un bene. Un connubio tutto. Anche perché quando uniamo, hai visto, il mangiare con consapevolezza e soprattutto attenzione, facciamo praticamente già una buona parte. Poi ci uniamo anche una buona birra e casomai con un buon gusto, vestiti nella maniera adeguata, e questo raccoglie tutto, insomma. Ma soprattutto dove? Al ristorante. E da che ora? Dalle ore 19 fino alle 22:30, sì. Ristorante, hai detto? Ristorante ora, un ristorante vegetariano, ma soprattutto un ristorante che può rendere le persone consapevoli che si può mangiare del cibo sano, del cibo che però è anche estremamente gustoso. E soprattutto vedremo anche delle bellissime sfilate, e oggi Marzio ci hai portato un anticipo, noi qua a Tadà. Una capsule, si dice così ora, vero? Sì, certo. Questi termini. Benissimo. Quindi la vogliamo guardare? Certo, ce lo meritiamo. Va. Ripetiamo ancora una volta che la tua moda si contraddistingue per questo aspetto vintage, no? Sì, per in realtà non vita solo a capi che. Certo, non solo l'aspetto, ma queste cose che stanno indossando sia Lara che Ali, che stanno divertendo, almeno credo, vedo dai loro sorrisi. Sì. Sono davvero sono capi vintage, a partire anche dal pantalone, che sono due Levi's storici che hanno già avuto un suo percorso di vita, e adesso addosso a loro sicuramente anche i pantaloni stessi si divertano di più. E indosso poi hanno due capi di camoscio, almeno io li chiamo in daino, nel senso spiritoso della parola, e che erano creati appositamente per avere un loro percorso, e forse lo hanno anche vissuto, chissà addosso a quale zia. Ora sono diventati qualcosa di molto più divertente e spregiudicato. Giratevi, fate vedere, no? Che sono capi che raccontano tutta un'altra storia. Le bellissime figure e disegni che sono appunto rappresentati. Rappresentati, no? Dalla appunto popolazione Navajo, che oggi praticamente è una tendenza di moda, ma soprattutto fatto su dei capi che forse non se l'aspetterebbero mai di ricevere un qualcosa e li fa rivivere in questo sistema.
ricorda il tuo di capo. Sì, questo fa parte, infatti a Pitti, immagine uomo, da domani presenteremo tutta una serie di capi divertentissimi, pieni di novità, pieni di idee, da uomo, da donna chiaramente, per non lasciare indietro nessuno, e anche qualche pezzettino da bimbo, proprio per divertimento. Anche il bimbo non manca, sì, mai. Sì, per quattro giorni proprio nella kermesse della moda, sì, di Firenze, che sicuramente, insomma, dove saranno presentate tutte le nuove tendenze, no? Sì, tendenze, infatti ora vedrete appunto, no, anche le altre cose che abbiamo preparato, sono chiaramente degli spizzichi di questa presentazione, che poi si ripeterà e aggiungerà qualcosa anche nell'evento di mercoledì 11 al ristorante Ora, e infatti è quello, diciamo, no, che vogliamo un po' raccontare. Per curiosi e non solo. Per curiosi e non solo. Una sorta di tuo slogan, no? È lo slogan, sì, perché il mio negozio è a Campi Bisenzio, in via dei Confini 110, dice proprio Donkey Swing, Gold Cavo Only for Curious. Qualcuno mi dice che ho sbagliato la parola, ma in realtà Curious, scritto proprio così, è per curiosità e non per curiosi, perché per la curiosità è aperta a tutti e non solo ai curiosi. È vero. Quindi grazie mille. Dopo, seconda parte, seconda sfilata. E grazie. Poi entreremo nei dettagli di quello appunto che sarà questo meraviglioso evento imperdibile mercoledì. Grazie mille. Grazie Carlotta. Ma adesso, come sempre, spazio alla cucina. È tornato a trovarci ovviamente il nostro Shadi. Ma ero qui che mangiavo la clementina, io mi disturbi. Faccio merenda. Shadi. Dimmi. Rispettoso come sempre, anche questo 2023. Hai visto? Proprio come parto. Stai? Sono mezzo addormentato ancora, perché come dopo queste mai? Ferie, come dopo queste vacanze. Hai mangiato tanto, no, poco, no, no, tantissimo? Guarda come sono dimagrito nel frattempo. Vero, 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 vero. Allora preparati, perché oggi prepareremo una cosina. Vedi, guarda che bei colori già, questi colori belli. Li vedo. Ci avremo la zucca, le clementine, l'olio toscano IGP e avremo del pecorino di Manciano. Quindi preparati, perché faremo una cosa proprio detox, eh? Non è vero. Però vieni che faremo una cosina a ganza. Chissà, per scoprirlo devono restare sintonizzati fino alle 19.30, ma per la cucina dalle 19. 19. Preparati perché oggi ti metto al lavoro, eh? Io sono prontissima. Bellina sei con quella coroncina. Per aprire alla grande anche questo 2023, anche in cucina. Dopo Shadi. A dopo. Adesso andiamo avanti con Vivere alla Moda. Ta-da! Simona, rieccoci qua. Quindi adesso ci dedichiamo alla storia di questa grande donna che ha rivoluzionato proprio il mondo della moda. Innanzitutto sono orgogliosissima perché, come noti, la parola consapevolezza gira per tutto lo studio, quindi qualcosa siamo riusciti a fare. Pronunciata 50 volte. Evviva, sono fierissima, quindi non riuscirò a fare quello che ha fatto Vivienne Westwood, ma magari ci avviciniamo, chi lo sa, chi lo sa. Quindi parliamo di lei, di questa donna straordinaria, classe 41, che purtroppo all'età di 81 anni, il 29 dicembre, è venuta a mancare tra l'affetto dei suoi cari. Voglio parlare un po' di quello che ha fatto, ma voglio farlo in modo un pochino diverso, cioè voglio farlo tramite 5 insegnamenti che lei ci ha regalato, e lo voglio fare insieme appunto alle foto che vediamo e a qualcosa di particolare che può rimanere utile per fantastica. Noi. Fantastica. Quindi questa è lei, era stata meravigliosa fino alla fine appunto dei suoi anni, e vediamo quello che ci ha insegnato nella sua vita con la foto numero 1. Innanzitutto lei ci ha insegnato che la moda è comunicare. Noi attraverso questo strumento potentissimo, che è decidere cosa ci mettiamo addosso, decidere i capi, i colori, gli abbinamenti, possiamo riferire al mondo un messaggio importante. E non solo al mondo, anche agli altri. Io posso comunicare con te attraverso quello che indosso. Questo è un potere incredibile che tutti noi dovremmo sicuramente riconoscere. Ed è il primo insegnamento che lei ci ha sempre dato attraverso la sua moda, le sue magliette, tutto quello che ha fatto e disegnato. Il secondo insegnamento, con la seconda foto che vi voglio far vedere, che ora arriverà, è che lei, ecco qua, lei ha creato anche uno stile.
Io vi dico sempre che non c'è niente di più alla moda che sentirsi a proprio agio, e lei questa cosa l'ha capito perché è stata paladina negli anni 70 di un nuovo stile. Il punk non esisteva finché lei ha deciso di portarlo alla ribalta e di far sì che tantissimi giovani si identificassero con lei e con questo nuovo stile di vita, proprio in un momento in cui tanti giovani cercavano un po' di ribellione, un modo diverso per comunicare e per andare contro agli stereotipi imposti proprio dalla società. Quindi questo è importantissimo, cercate sempre il vostro stile, seguitela la moda, ovviamente va l'arancione, indossatelo, ma cercate sempre di essere a vostro agio, e lei questa cosa qui ce l'ha insegnata fin dall'inizio. Un'altra foto e un'altra cosa che possiamo imparare da lei è l'evoluzione, perché lei negli anni 70 ha creato il punk, 10 anni dopo ha cambiato completamente stile e si è adattata, è stata ispirata da quelli che erano i meravigliosi vestiti d'epoca, quindi li ha rivisti, li ha rivisitati e ha creato un nuovo stile neo-romantico, neoclassico. Quindi evolversi è fondamentale, non è detto che se noi troviamo uno stile nella moda sia quello che poi ci accompagnerà per sempre. È bellissimo cambiare e creare appunto un nuovo modo di essere. Un'altra foto, un'altra cosa che lei ci insegna, e questa cosa ovviamente è fondamentale per me e per tutto il percorso che ho cercato di fare qui, è la sostenibilità. Lei, paladina indiscussa delle lotte contro e a favore della sostenibilità e del pianeta. Lei, nel momento in cui era la stilista più acclamata, tutte le modelle più importanti parlavano di lei, indossavano i suoi capi, non si è fermata, ma ha cercato di lottare per noi e per il nostro pianeta, creando addirittura nel 2010 un blog, Climate Revolution, nel quale non parlava di moda, ma parlava dell'importanza del nostro pianeta, perché lei diceva sempre: ciò che è bene per il pianeta è bene per l'economia. Ciò che è male per il pianeta è male anche per l'economia. E la sua frase principale era: compriamo meno, scegliamo meglio e facciamocelo durare. Credo che questo sia importante, perché io dall'inizio di questa trasmissione che cerco appunto di parlare di questo. Quindi questo è importantissimo. E poi poteva fermarsi, ma non l'ha fatto. Non l'ha fatto, è andata avanti, era all'apice del successo e lei ha cercato di lottare un po' anche per noi. E poi l'ultimo messaggio che lei ci ha lanciato, addirittura nel 2006 è stata chiamata dalla regina d'Inghilterra, che gli ha regalato la massima onorificenza appunto per l'Inghilterra, e quindi questo vuol dire che lei non ha cambiato il suo modo rivoluzionario di affrontare la vita, ma si è plasmata un po' a quello che era l'evento che andava a vivere. Questo vuol dire che cambiare è da intelligenti. Un detto dice: solo gli stupidi non cambiano mai idea. Facciamo come lei e cerchiamo appunto di comprendere dove siamo, dove stiamo andando, e anche appunto di andare incontro ai cambiamenti. Questo è importante. Chiudo, vi voglio leggere una frase che lei diceva, ve la leggo perché non voglio sbagliare. Lei diceva sempre: questa è la mia opportunità per far capire al mondo cosa succede, perché milioni di persone non sanno cosa sta accadendo. Niente è connesso se guardiamo alle notizie che riceviamo, e invece tutto è connesso. Riflettiamoci un po'. Dopo questa riflessione qua ti interrompo, ma nella terza parte ci divertiremo. Esatto. In che modo non lo diciamo. Non lo diciamo, lo vediamo dopo. Andiamo avanti con Remise in Forma. Ta-da! Come iniziare il 2023 alla grande in forma? Grazie al massaggio Remise in Forma, Giulia. Brava, attraverso questo percorso detossinante. Quindi è un percorso. Sì, allora, ci sono vari trattamenti da fare. Oggi io vi faccio vedere uno e mi soffermo sull'addome, perché ricordo che l'addome, quindi tutto l'intestino, tutto l'apparato digerente, è il nostro secondo cervello. Eh sì. Vi faccio un po' soffermare anche sulla respirazione. La vita di oggi ci mette un po' a dura prova, sempre un po' a vivere in maniera frenetica. Ora io a lei, a Aurora, vero? Stavo facendo la manovra di sblocco del diaframma. Questo è importante in tutti i massaggi, eseguirlo, perché andiamo a sbloccare il respiro, che con la vita frenetica che facciamo si accorcia. Ed è importante la respirazione. Io attraverso, insomma, quando faccio massaggi in negozio, nella mia attività, mi soffermo tanto sulla respirazione, proprio perché dobbiamo
fluire il corpo, dobbiamo far, è come se aprissimo una finestra, certo. E fa bene, quindi ossigenare il nostro corpo per far sì che le tossine vanno via. Quindi io ho già sbloccato il diaframma e ora vi faccio vedere un po' alcune manovre sull'addome, che povero addome, non lo sballottiamo. Perché è importante quindi eseguire le giuste manovre. Sì, soprattutto non, ricordiamoci, ci sono degli organi all'interno. Neanche con delicatezza. Non possiamo andare a fare dei massaggi anche troppo violenti. No. Soprattutto in un percorso detossinante, dove dobbiamo dare attenzione a eliminare i liquidi. Attraverso i liquidi eliminiamo anche le tossine. Quindi ricordo che questo... Qual è la durata? La durata in cabina? Sì. In cabina sono sempre 50 minuti, arrotondiamo sempre a un'ora, quindi 60 minuti tra la tisana che poi dopo vi farò vedere, perché anche lì dobbiamo integrare liquidi, quindi bere fa bene. E la continuità, io i massaggi sì, una volta a settimana, questo percorso è un po' mirato, bisogna guardare un po' la persona, in base alla persona andiamo a stabilire quanti trattamenti fare. È un trattamento ovviamente personalizzato. Tutti i massaggi sono personalizzati, non siamo fatti tutti uguali. Certo. È un percorso che poi continua anche a casa? Allora, io consiglio sempre bene venire in negozio, ovviamente ci sono delle manovre diverse che a casa non possiamo effettuare. Però a casa è il continuo della mia manualità, quindi per questo percorso io ho utilizzato anche un olio particolare che si chiama Chi Oil. Io ricordo che all'interno del mio negozio io uso prodotti solo di Herbal Touch e lavoro con il loro metodo, che è un metodo olistico e quindi dà molta attenzione a prodotti naturali e soprattutto alla persona. Vogliamo parlare del profumo? Nonostante i chilometri che ci dividono, lo sentiamo? Sì, però sono profumazioni naturali. Sì, eh? Sì, molto naturali. Per dire, dopo lo sentirete ancora di più, all'interno della polvere erbalica, questa pianta macerata, abbiamo l'anice stellato, abbiamo l'artiglio del diavolo, quindi profumazioni buone ma delicate. Perché comunque anche la profumazione è una... cioè il massaggio... attraverso il massaggio bisogna stare molto bene, quindi anche le profumazioni fanno sì che la persona si rilassi e stia bene con se stessa, perché il massaggio è quella... aiuta a ritrovare in noi stessi, certo. Quell'io interno. Non è solo per bellezza, ma anzi... No, è un, è un toccasana. È un toccasana. Porta benessere. Tutti dovrebbero fare. Tutti dovrebbero fare, porta benessere interno e esterno. Quindi ti lascio massaggiare la fortunata e tornerò da te per la terza parte. Grazie, grazie mille, tutti. Grazie a tutti. Adesso tutti nel salottino, da Lucrezia. E a proposito appunto di benessere e anche rilassamento, torniamo a parlare insieme a Cecilia del Reiki, questo trattamento olistico molto antico. Quindi andiamo un po' a riepilogare che cos'è. Allora, abbiamo visto che il Reiki è proprio una connessione di due energie, quindi il Rei, l'energia che ci circonda, il Ki invece l'energia personale. Il Reiki quindi è l'unione fra queste due energie, grazie proprio all'operatore che in qualche modo fa da canale, mette in contatto l'energia della persona con l'energia che ci circonda per un maggior, diciamo, un fluire in modo armonico e un benessere proprio della persona stessa. E ricordiamo anche che non è un massaggio, ma c'è un proprio... Io l'ho provato, quindi lo posso anche dire. Proprio a malapena si sente un lieve, in maniera molto delicata, un lieve tocco. Giusto? Grazie per questa tua testimonianza. Sì, non è un massaggio, non c'è pressione perché l'energia non ha bisogno, cioè chiaramente va da sé, non ha nessun tipo di limite e quindi è un accarezzamento e grazie anche alla sensibilità dell'operatore stesso.
Adesso però entriamo subito nel vivo. Come stiamo vedendo dalle slide, ci sono tutti i chakra, perché nel Reiki ci sono moltissimi chakra. Nelle scorse due puntate abbiamo parlato del primo e del secondo. Allora, sì, il Reiki si rifà a un'antica tradizione dell'India che diciamo parla di centri energetici. Mm-hmm. Sono numerosi nel nostro corpo, ma sono 7 i chakra principali, okay, virtualmente dislocati diciamo lungo la colonna vertebrale. Vediamo il Muladhara, che è il primo se non mi sbaglio. Sì, allora Muladhara è il rosso, quello collegato alla base della colonna vertebrale, ci ricorda l'energia della sopravvivenza, quindi del sostentamento, del nutrimento. Il secondo chakra invece era Svadhisthana, era legato al nostro centro proprio di energia creatrice, di generativa, ed era più o meno posta all'altezza dell'ombelico. E oggi parleremo del terzo, ovvero sì, il Manipura. Manipura, terzo chakra, Manipura, il significato è gemma splendente, mm-hmm, come a ricordare il nostro centro, e infatti è proprio posto qui all'altezza del plesso solare, proprio alla bocca dello stomaco, quindi proprio al centro della persona stessa. Okay. E come chiave, come parola chiave, io posso, io creo. Quindi l'energia si è individualizzata ancora di più. È un'energia che ora è proprio che trasforma la materia. Mm-hmm. La materia si trasforma proprio in energia. Quindi è la nostra capacità di poter creare, di poter fare. Ok. E come elemento è collegato al fuoco. Il fuoco è un'energia che si diffonde, che emana calore, è eccitabile, irradiante. Questo, sempre questo terzo chakra è collegato al sole, mm-hmm, non poteva non essere collegato al sole perché è il centro del nostro sistema solare, quindi è luce. Il sole ricorda la forza, anche proprio una forza creatrice, proprio okay, generativa anche direi. E come parti correlate sono tutta la parte superiore dell'addome, quindi il diaframma, e lo stomaco, il fegato, la cistifellea e l'intestino tenue, anche il sistema nervoso e il sistema pelle. Mm-hmm. Okay. Come ghiandola collegata al terzo chakra abbiamo il pancreas. Anche questo è una ghiandola che è importante perché comunque secerne ormoni ed è adibita proprio a un discorso sempre di trasformazione. Quindi la parola chiave di questo chakra è trasformare. Trasformare, quindi anche calore e fuoco. E come tematiche correlate? Allora, naturalmente nel momento in cui si parla della nostra capacità di fare, si parla quindi anche proprio del desiderio di realizzazione di noi stessi, di volontà, di forza, ma anche di autonomia e autostima e delle proprie capacità personali. Quindi un lavorare, un portare il Reiki sul terzo chakra ci aiuta proprio a avere una maggiore consapevolezza di noi stessi, avere anche una chiara visione delle cose, quindi più fiducia. Più fiducia, questa è la cosa più importante. E ricordiamo inoltre che in un trattamento Reiki non andiamo ad agire su un solo chakra, ma su tutti, sì, i chakra. Oggi, allora, le puntate sono, diciamo, tese a parlarvi ogni volta di un chakra in particolare, però in Reiki, quando viene fatta una seduta, la persona viene trattata in tutta la persona. Certo. Quindi è il mio modo per portare avanti un percorso di conoscenza dei chakra. E per capirlo meglio, velocemente dove ti possiamo trovare? Allora, io ricevo a Firenze in via della Robbia 23. Potete trovare le informazioni, maggiori informazioni anche di quanto vi sto dicendo, anche sul mio sito a ceciliasassiarmonieolistiche.com, e trovate i miei contatti anche sulla pagina Facebook a Cecilia Sassi Trattamenti Reiki. Benissimo, grazie mille, a dopo, e passo la linea a Carlotta. Grazie. Grazie, adesso cosa succede? Che ci prendiamo una pausa, andiamo in pubblicità, restate sintonizzati perché Tada torna subito. Prontissimi ad aprire in bellezza anche questa seconda parte con i cambi look, fashion e style. Erika e Sabrina, rieccoci qua di Dimensione Donna, direttamente da Arezzo. Sì, assolutamente. Ci avete raccontato quella che è la vostra storia. Sì. Prima avete preparato i capelli, sì, delle due bellissime, ripetiamo i nomi. Laura e Martina. Ma
adesso avete creato delle acconciature che, sbaglio, stanno brillando. Sì, assolutamente. Abbiamo preparato l'aura con, diciamo, un'onda molto leggera, cosa che adesso, diciamo, è un po' anche il must di questo 2022, ma anche sarà del 2023. Con molta leggerezza, ecco, sempre una cosa molto morbida. Nel 2023, ormai il 2023. Sì, ciao. Però si sta portando anche verso il 2023. Sì, sempre un'onda molto leggera. Abbiamo fatto su di lei questa frangia, diciamo, chiamata tendina, che tra l'altro va a valorizzare comunque anche il viso di Laura. Donandole sempre, abbiamo sfilato le lunghezze sempre per ammorbidire la parte più bassa del viso. Anche la frangia è una tendenza. Sì, sì. Non a tutte sta bene. No, assolutamente. Bisogna a volte anche saper dire di no. No. Anche no, grazie alla famosa consulenza che avviene all'inizio. Sì, avviene all'inizio e bisogna, diciamo, ascoltare innanzitutto l'esigenza della persona e poi dire anche la nostra da professionisti, certo, ecco, quali siamo. E, infatti, per esempio, su Martina, non, diciamo che la frangia non andrebbe a valorizzarla, ma abbiamo utilizzato piuttosto di un ciuffo sfilato nella lunghezza, ecco. Ma quei brillantini? Sì, diciamo, come ciliegina sulla torta abbiamo utilizzato appunto dei punti luce che tra l'altro sono stati molto richiesti in questo capodanno appena trascorso, perché abbiamo... Parola d'ordine, qual è stata? Brillare. 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 Sì. Brillare, l'ho scritto anche proprio sotto il mio post. Sì, brillare. Salutavo così il 2022, parola d'ordine, brillare. Brillare, sì. In che modo è possibile farlo? Tramite punti luce passate, per esempio, mi ricollego anche oggi a Eleonora. Parlando, no, di queste bellissime passate, sì, per l'appunto. Sono state proprio richiestissime anche queste, tra l'altro, come posso vedere, anche la tua è stupenda, insomma, delle cose proprio corona, che vanno a, diciamo, creare una personalità, come si diceva prima, ecco, una differenziazione, ma allo stesso tempo con stile, ecco. Grazie anche proprio al look, anche al taglio, al colore. Al colore, giusto? Per esempio, come possiamo vedere, la tua sul blu va proprio a aprirti lo sguardo, a intensificare anche il colore degli occhi, cosa che magari ad altre persone potrebbe stare meno bene, diciamo. Magari potremmo consigliarle altre tipologie di colore, ecco. Anche perché studiate la persona a 360 gradi. Sì. Anche per quanto riguarda il trucco. Assolutamente, sì, perché facciamo tutta l'armocromia per capire bene e valorizzare, certo, i colori. Che sono i colori amici. Esatto, certo, e i colori che invece ci danno, diciamo, non così valorizzano. Sì. E anche sui trucchi quest'anno abbiamo, questo sempre un mood dell'ultimo dell'anno, che sono glitterati o metallici. Praticamente anche le matite stesse vanno proprio di moda così. È proprio la tendenza di quest'anno. Qual è stato la piega, l'acconciatura più richiesta per il Capodanno? Allora, sono molto i raccolti, anche perché molto spesso anche molti ragazzi, andando comunque a ballare, facendo serate, diciamo, il raccolto è anche per una essere cosa... diversi, no? Sì, per differenziarsi, raccolti sempre non molto tirati, molto morbidi, avvolgimenti, trecce, anche le trecce sono molto tornate, trecce, sì, morbide, trecce a due oppure a tre, insomma, c'è questa tendenza. E poi soprattutto valorizzare l'acconciatura o la pettinatura stessa con comunque un gioiello, una molletta, una passata, degli accessori che rendano il look comunque... Che vanno a completare il tutto. Completare tutto, diciamo, il look. Magari anche con dei dettagli che riprendano una camicia piuttosto che una cintura. C'è questa ricercatezza che è molto di tendenza in questo momento. E noi siamo sempre pronte ad accontentare le richieste, ecco. A tal proposito, anche i prodotti, no, che si trovano da voi? I nostri prodotti cerchiamo di avere linee italiane, possibilmente, e con una certa certificazione, il più possibile a livello naturale, che non vadano a danneggiare, ma bensì
che vadano a dare corpo, luminosità ai capelli, al viso, e che non, cioè, che vadano a valorizzare la bellezza, non magari, cioè, sì, a volte magari si può trovare dei prodotti che sciupano, certo, il capello. Sì, magari opacizzano. Abbiamo anche una linea di prodotti per quanto riguarda la cura del cuoio capelluto a base di oli essenziali. Quindi c'è una grande attenzione anche per quanto riguarda i prodotti, e questo è fondamentale. Sì, sì, fanno la differenza, soprattutto, diciamo, utilizzati anche costantemente, che è una cosa importante. Sì. Adesso vi lascio la vostra arte e chissà come ci stupirete nella terza parte. A dopo. Grazie mille. Adesso, a proposito di passate, torniamo a parlare dei bellissimi anche cappelli di Ellie B. Hetz. Ta-da! Eleonora, rieccoci qua. Quindi, cosa succedeva esattamente il 16 dicembre? Beh, il 16 dicembre è stata una serata molto importante, perché ho preso tutto il coraggio che avevo e ho deciso di aprire il mio primo negozio. È andata alla grande, tra l'altro. È andata alla grande, sì, è andata molto bene. C'erano tantissime persone, poi anche amici, che era la parte, insomma, alla quale tenevo di più. E ho aperto così il mio Hetz Booth. Ti aspettavi questo riscontro, questo calore? Allora, diciamo che ci tenevo tanto, e poi è anche successo, quindi è andata bene, sì. Ogni tua creazione è un pezzo unico, fatta, sì, a mano. Sì, esattamente. Allora, per quanto riguarda le creazioni piumate, quelle sono solo esclusivamente pezzo unico, ma anche per alcuni modelli di cappelli, come anche questi che possiamo vedere qui. Bellissime. Qualcosa mi dice che ti piace il rosa. Mi piace particolarmente il rosa, sì. Siamo in due. Mi piace molto. Infatti, anche se verrete a trovarmi in negozio, vedrete che il rosa è praticamente... Va per la maggiore, esatto. Ma... insomma, chissà quanti colori, anche perché sono creazioni, è possibile personalizzare. Sì, esattamente. Tutti i cappelli, i cerchietti, qualsiasi copricapo sono assolutamente personalizzabili, e ci tengo molto a questo aspetto qui, perché ogni persona che indossa il copricapo deve trasmettere qualcosa mentre lo indossa, e io cerco sempre di capire quello che alle persone possono piacere, alla cliente o al cliente possono piacere, e quindi prendendo tutti questi dettagli poi decoro e finisco il cappello. Qual è il cappello, la passata più richiesta? Quali sono le tendenze del 2023 in quanto a forme, colori? Allora, come ti dicevo prima, il modello più richiesto è questo che indosso. Quello che ti fa. Sì. Bellissimo. Grazie. Questo è in seta con cristalli di vetro. E, come colori, fortunatamente abbiamo abbandonato un po' tutti i grigi, i neri, i scuri, e quindi stiamo andando verso tantissimi colori. Il rosa ovviamente la fa per la maggiore. Ecco. E quindi poi verso la primavera ci sarà un'esplosione anche di verdi, colori molto molto accesi. Primavera chiama colore, no? Certo, non vediamo l'ora. Quindi raso con cristalli in vetro. Esatto. Quindi abbiamo detto che c'è una attenzione particolare anche per quanto riguarda la ricerca del, sì, tessuto. Sì, la ricerca è una fase molto importante, che viene prima della realizzazione di ogni cappello, ogni copricapo, e dipende anche il momento nel quale mi trovo, magari sono a fare un viaggio, magari sono all'estero, e cerco sempre di trovare elementi speciali, elementi unici, che poi porto sulle mie creazioni, che le rendono appunto pezzo unico, quindi irripetibili. Ecco, dopo magari ci spieghi nei dettagli a cosa ti ispiri. D'accordo. E come li crei. Perché sono creati a mano, abbiamo detto. È questo tutto che li rende davvero così, sì, unici. Assolutamente. Grazie mille, Eleonora, a dopo. Grazie a te. Adesso Donkey Swing.
Quindi torniamo a parlare di Donkey Swing e di, dell'evento imminente che si terrà mercoledì. In che modo moda e cibo si uniscono? Innanzitutto perché con Marzio c'è un'amicizia storica, ma non solo per quello, perché le nostre due attività sono sostanzialmente sostenibili. Lui trova questo modo simpatico e bello di riciclare dei vestiti e ridargli una vita. Noi facciamo questo cibo sano, biologico, che praticamente va a impattare poco, diciamo, sull'ecosistema del pianeta e del mondo, e riesce a essere anche, oltre che sostenibile, molto molto gustoso. Moda di Donkey Swing, ci sarà appunto la degustazione, no, di una nuova birra bicilindrica? Sì, una birra che presenterà il birrificio BVS e lancerà per la prima volta questa birra bicilindrica. C'è il maestro birraio che appunto farà degustare a chi partecipa al nostro evento, che ricordiamo è un evento aperto a tutti, questa nuova birra. E in più ci saranno gli assaggi che il nostro cuoco proporrà a tutte le persone che parteciperanno. E delle bellissime sfilate. Oggi sì, ci stai, certo, mostrando delle anticipazioni. Anticipazioni, sì, sì, sì. Vogliamo mostrare la seconda? Saranno pronte le ragazze? Secondo me sì. Quindi, prego, regia. Certo. Vediamo dei fiori, tra l'altro simbolo di rinascita, no? Come sono belle queste due ragazze vestite da Donkey Swing. Bellissime. Chissà, prima o poi magari vestirai anche la sottoscritta. Promesso, promesso. Ancora non è stata promesso. Mantenuta questa promessa, Marzio. Dovrai indossare delle cose che ti cambieranno la visione della vita. Sto scherzando, chiaramente. Volevo fare un riferimento al fatto di che cosa unisce la cucina vegetariana all'abbigliamento, no? Certo. E in questo caso, come vedi, Lara indossa un cappottino in lana cotta, e questa lana cotta chiaramente potrebbe essere vegetariana, perché no? Mentre Ali indossa un capo in daino, vedi, floreale, che sicuramente, come ho detto prima, questo tipo di giacca non se lo sarebbe mai aspettato di diventare così. E devo ringraziare un po' anche chi, sì, le idee mie, d'accordo, ma anche chi acconsente le mie idee, cioè che mi danno l'ok, che le condivido insieme a Serena, insieme agli amici, a Paolo, a mia sorella, a mio cognato, insomma, alle persone che presento la prima volta l'idea, loro acconsentano e poi diventa realtà. Perché è importantissimo, sì, e tutto questo di solito succede sempre abbinato al cibo. Ora, in questo caso con Arcide a ristorante, ora in altre occasioni sempre alla tavola, insomma. Ne so qualcosa, Sì. I fiori quindi sono stati riportati in un secondo momento, sì, ecco, perché i capi sono vintage. Sì, allora, questo cappottino che sicuramente qualcuno di voi può ricordare lo stile che ci riporta indietro agli anni 80, fine 70, forse non si tocca i 90 ancora, perché le spalle sono molto contenute, ed è un cappotto che praticamente aveva già fatto il suo percorso di vita, ma non deve finire. Adesso è diventato invece un capo divertente che Lara sorride, vedi, indossandolo. Non è merito del cappotto sicuramente. E anche Ali con questa giacca che ha sicuramente avuto, diciamo, un percorso molto più severo, più serio. In questo momento questi fiori la fanno risbocciare per la primavera.
capi bellissimi, ma soprattutto anche di qualità, che perché persistono nel tempo, indossati da generazione dopo generazione. Certo, io sono anche, vorrei anche dire una cosa, che io scelgo attentamente capo per capo, anche perché sono tutti pezzi unici, perciò sto molto attento anche a quello che trasmettono, ecco, non soltanto il capo in se stesso, ma anche quello che potrebbero raccontare. Ogni capo può avere sopra di sé una piccola storia da raccontare. Bello come qua Tada ogni rubrica si intreccia. Si intreccia, vero? La moda è un messaggio. Sì, quindi sicuramente. Grazie. E a proposito di moda e messaggi, vivere alla moda. Adesso ci divertiamo, come in ogni terza parte. Sempre, sempre un po' di divertimento ci vuole, quindi vediamo un po' di foto di questa icona della rivoluzione, icona della moda, che è appunto Vivienne Westwood. Ricordando le sue parole che vi ho accennato prima, quello che è bene per il pianeta è bene per l'economia, quello che è male per il pianeta è male per l'economia. Questo vuol dire che anche noi nel nostro piccolo possiamo influire su quello che è appunto, esatto, la conservazione di questo pianeta con le nostre scelte consapevoli di acquisto. L'abbiamo visto tante volte, sì, perché i problemi climatici credo che siano abbastanza ovvi e non voglio aggiungere altro, è solo che è gennaio e 15 gradi, insomma fa un po' strano. Esatto. Detto ciò, allora vediamo un po' l'evoluzione di questa donna, i suoi look meravigliosi, partendo da le fasi che hanno contraddistinto la sua vita. La prima fase è quella fase del punk, che poi lei ha riportato fino a quando appunto è stata anche in vecchiaia, tra virgolette, perché ha continuato con questo stile da sempre. Lei lo ha creato e non solo ha creato questo nuovo stile, ma ne è diventata icona con questi capelli, come vediamo, tutti sparati, platino, le sue magliette con la regina d'Inghilterra, particolare questa cosa, e poi con il manager The Sex Pistols, perché lei appunto tramite questo nuovo stile è entrata in quello che è anche la musica e tanti ne hanno fatto proprio un baluardo, diciamo, sì, di stile. Nella seconda parte della sua vita invece ha cambiato completamente stile, qui siamo agli anni 80 e la sua nuova ispirazione è stata quella dei pirati. Quindi questi grandi camicioni, vediamo dalla foto questi cappelli particolari, questo stile è completamente diverso e ci ha dimostrato, come vi ho detto prima, come l'evoluzione sia importantissima per tutti noi, sia nella moda che in qualsiasi altro ambito della nostra vita. E quindi qui uno stile completamente diverso. Stile all'arrembaccio. All'arrembaccio. Nella terza parte della sua vita, e qui siamo negli anni 80, metà anni 80, lei ha cambiato completamente vita in quanto si è resa conto che era oppressa dalla figura del marito, che addirittura, pensa Carlotta, le diceva: tu sei solo una sarta e senza di me non vali assolutamente niente. No. Lei è riuscita a liberarsi da questa figura opprimente e dalla metà degli anni 80 è diventata la stilista che conosciamo, ha iniziato da sola a essere protagonista della propria vita, ha iniziato a essere libera e ha creato queste sue collezioni nelle quali addirittura lei non sprecava un centimetro di stoffa, perché la madre le aveva insegnato a cucire gli abiti, lei li cuciva per lei e per i suoi fratelli utilizzando anche degli scampoli di riciclo. Non si spreca niente, questo l'abbiamo detto. Cibo, ma in questo caso moda, anche tessuti. Poi questa parte appunto, che già vediamo le foto, una nuova parte della sua vita dove ormai lei diventa la regina indiscussa delle passerelle, crea questa moda meravigliosa, le modelle più famose e più importanti dell'epoca, qui vediamo Naomi Campbell, sfilano per lei, addirittura Naomi Campbell con questi zatteroni cadde anche in passerella, è rimasta famosa la sua sfilata, Kate Moss, Ever Zigova, tutte le più grandi modelle sfilano con questi abiti. Guardate che meraviglia, lei veramente in quel momento lì diventa la regina indiscussa della moda. Giocava anche proprio con i colori. Giocava con tutto, con le forme, con i colori. Addirittura c'è un'altra foto dove si vede anche la sua moda, il tartan. Non so se la regia la ritrova. Comunque, quando pensiamo al tartan, pensiamo sempre, eccolo qua.
è proprio il suo cavallo di battaglia. Pensiamo a lei quando pensiamo al Ceca, al Rosso, pensiamo proprio a Vivienne Westwood, e questo è stato veramente una parte importantissima della sua vita. Dopo questa parte qui, diciamo il resto è storia, perché lei è diventata un'icona indiscussa, si rinnamora nuovamente e quindi si risposa nuovamente, finalmente libera di potersi esprimere nel migliore dei modi. Con lui, esatto. Viene chiamata dalla regina, come vi ho detto prima, e c'è anche, prima di parlare di questo, vi voglio dire un aneddoto fantastico. Lei si presenta alla regina con questo vestito grigio lungo con questo basco, e poi davanti al vento le sale la gonna e sotto le calze non aveva la biancheria intima, e questo veramente dimostra di quanto lei sia stata veramente la regina delle rivoluzioni. Un non passo avanti. Niente, assolutamente. E diventa anche regina pop, perché se rivediamo la foto di prima, lei, esatto, crea questo choker, pensa che nel 1990, questi tre fili di perle con questo ciondolo, che nel 2002 diventa virale sold out grazie a TikTok. Pensa te quanto lei era avanti e rivoluzionaria già da anni precedenti. Quindi diventa regina non solo del punk, del neoclassico, ma anche proprio del pop. E cosa fa lei a un certo punto? Cosa una nuova fase, non si ferma. Come l'abbiamo detto prima, lei non assolutamente si ferma, diventa paladina della rivoluzione della sostenibilità. Ha lottato veramente dal 2005 in poi per far capire a tutti quanti di quanto sia fondamentale tenere al nostro pianeta, all'acqua, alle sostanze, agli animali, a tutto quanto. È importantissimo, e lei poteva lanciarlo questo messaggio, perché lei con la sua moda poteva comunicare, poteva farlo arrivare a più persone possibili, e sicuramente è arrivato. Quindi tutti insieme proviamo a fare qualcosa anche noi, ovviamente non abbiamo tutto il pubblico che ci aveva lei, ma nel nostro piccolo ci proviamo. Vi lascio con una frase che lei ripeteva sempre, e diceva che lei non si è mai sentita una fashion designer, ma si è sempre sentita una paladina e una combattente per la libertà. E questo credo che sia davvero, davvero fantastico. Quindi ritiriamo fuori il nostro buono proposito scritto sul fogliettino all'inizio, rileggiamolo. Iniziamo dal nostro piccolo, qualcosa possiamo fare anche noi. Grazie per averci stupiti così oggi, Simona. Grazie a voi, è sempre un piacere. Ti diamo appuntamento alla prossima puntata. Per qualsiasi domanda possono contattarti, vero? Certo, certamente, su Instagram Simona Mazzetta, insomma sul blog dove vogliono. Grazie Simona. Grazie quindi a voi. A prestissimo. A prestissimo. Adesso quindi andiamo avanti con Remise in Forma. Giulia, quindi come va avanti questo massaggio che serve per tornare in forma dopo questo periodo nel quale abbiamo mangiato, rimangiato? Sì, io sto continuando a drenare l'addome, quindi stando attenta anche all'intestino e stando attento anche a un po' di stress, perché lo sente lei e lo sento anch'io se c'è un blocco. Quindi ricordiamo che questo trattamento comunque è mirato allo sblocco delle congestioni che avviene attraverso sia sulle articolazioni, sia sul tessuto, sul muscolo, sia sul sistema viscerale, e quindi l'attenzione in questo caso all'addome. Dopo il massaggio, che ricordo ho usato il Chia Oil di Herbal Touch, applico queste, ti dicevo, piante erbali. Ok. Piante erbali sono praticamente, in questo caso sono tre tipi di piante, macerate, essiccate e macerate, quindi tutta l'energia della pianta l'abbiamo qui dentro. Questa è una polvere, si chiama vata, e quindi all'interno abbiamo carciofo, anice stellato e artiglio del diavolo, quindi sfiammanti e depurativi. Le piante erbali si possono utilizzare o come peeling, e ricordiamo il massaggio fa benissimo anche con il peeling, perché andiamo a preparare il tessuto ad assorbire le sostanze nutritive, e quindi il massaggio, lo risottolineo, è l'alleato della giovinezza contro l'invecchiamento. Che bellezza, quindi più massaggi per tutti. Sì, quindi io applico questa pianta erbale e Aurora lo sentirà che comincerà un po' a appiccicare. Questo perché? Perché dopo
andremo a fare delle manovre di scollamento, quindi andiamo a scollare il tessuto dal muscolo in modo che prenda ossigeno, si riossigena, si apporta quindi sangue in superficie, tonifica e fa bene, butta via le tossine. Quindi Aurora è molto giovane, ma per chi è consigliato il massaggio? È consigliato a quelle persone che si sentono gonfie addominali, che si sentono affaticate, perché quando il corpo è pieno di tossine lo percepiamo attraverso anche la stanchezza, ci sentiamo spenti, affaticati, gambe, quindi le articolazioni gonfie, piedi e mani fredde, ci sono dei sintomi, il corpo ci parla, basta ascoltarlo, e il massaggio ci aiuta anche a questo, ad ascoltarsi. Perché benessere a 360 gradi. A 360 gradi, sì, deve essere un equilibrio tra corpo e mente. Dopodiché, dopo averlo massaggiato e andando anche a eseguire il movimento della peristalsi, lo praticamente copriamo per una ventina di minuti con il cartene. Ah, per quale motivo? Praticamente qui faccio un po' l'accenno anche in cucina. Il cartoccio fa sì che si surriscaldi il tessuto e penetri più in profondità i principi attivi. Certo. È come se si andesse un po' a cucinare. Per quanti minuti? 20 minuti. 20 minuti. Ora io, vabbè, lo sto applicando in maniera un po' così, però dopodiché... Il massaggio è finito dopo questi 20 minuti? Sì, ma non dobbiamo non coccolare la cliente. Certo. Il tatto ci deve essere sempre, quindi in questo caso io andrò sempre a fare dei pompage, sempre come va l'intestino. Per altri 20 minuti? Sì, ora in questo caso addome, braccia, gamba, tutto il corpo. Ora io vi faccio, voglio dare importanza all'addome perché viene un po' sempre sottovalutata. Invece la prima cosa da fare è sbloccare l'addome e poi massaggiare tutto il corpo. Certo. Voglio dare anche importanza in questa fase di bere. Bere acqua. Quindi quanto influisce lo stile di vita? Tanto. Tanto. Sia sull'alimentazione che a livello di acqua. L'acqua elimina l'acqua, ma un'acqua buona. Un'acqua che abbia un residuo fisso basso, questo lo sottolineo, perché sono i sali che contiene all'interno, devono essere pochi per far sì che entri nel tessuto, vada a prendere le tossine e lo butta fuori. Oltre a fare i massaggi bisogna bere, bere, bere. Bere, 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 e a questo punto vi voglio consigliare la nostra tisana Drena Slim. È una tisana a base di zenzero, tè verde, abbiamo dentro pezzi di ananas, di bacche di gogoji, finocchio, quindi aiuta il drenaggio dei liquidi. Questa uno può bere calda, anche fredda, la può anche preparare, mettere in un litro d'acqua, versa durante la giornata, poco alla volta. Dove ti trovi, Giulia? Io mi trovo a Pontassieve, in piazza Cesare Pavese, e mi potete trovare sia su Instagram sia su Facebook. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Ti aspettiamo prestissimo, eh? Grazie, grazie dell'opportunità, come sempre. Grazie, Giulia. E adesso tutti nel salottino da Lucrezia. Cecilia, allora stavamo proprio parlando del terzo chakra, ovvero Manipura, quindi ripetiamo brevemente il significato e anche dove si trova. Allora, il significato proprio della parola è gemma splendente, quindi il nostro centro, si trova proprio alla bocca dello stomaco, quindi in zona plesso solare, e appunto è proprio esattamente nel centro della nostra persona. E il simbolo è il sole, quindi il fuoco, il calore. Sì, il centro proprio anche, proprio il fatto che sia anche un punto dove viene stimolata proprio il nostro voler fare, quindi l'attività, anche la nostra volontà, e qualcosa che ci mette proprio in moto. In moto, di buon umore diciamo anche. Il colore infatti è il giallo. Sì, che allora, significato ha quindi? Allora sì, abbiamo detto che ogni chakra ha un colore adesso associato, in questo caso per il terzo chakra è il giallo. È un colore che è diretto, obiettivo, velocissimo, è proprio quello, intanto in purezza è quello che più si avvicina anche al colore della luce solare proprio, e è un colore estremamente stimolante,
vivace che intanto va a stimolare proprio l'attività, anche le facoltà mentali, lavora anche sul sistema nervoso, è un colore che dà ottimismo e che dà anche fiducia. Quindi soprattutto in momenti in cui uno magari ha un momento di disagio, un momento anche di stress o anche di tristezza, il giallo sicuramente è un colore che può aiutare. Quindi sì, circondiamoci di giallo. Sì, è quello. E il giallo nella sua qualità, quella un pochino più chiara, come nota è leggermente da gaiezza, okay, mentre invece il color oro, infonde, facciamoci caso, proprio rassicura, è accogliente, dà proprio intimità e calore. E queste calore sono un po' le note, diciamo, del giallo. E a proposito di giallo oro e giallo chiaro, vedo qua davanti a noi sì, due minerali. Allora sì, intanto ricordo che i minerali sono, li utilizzo, cioè li porto perché sono pietre che io utilizzo durante i trattamenti, perché comunque le pietre hanno la loro energia e che si combina, esalta molto anche il lavoro anche del reikista. Oggi naturalmente ho portato delle pietre collegate al terzo chakra. Questo è il citrino, mm-hmm, che è un quarzo nella tonalità del giallo, si vedono anche delle venature. Sì, sì. Allora, il citrino in mitologia si dice che favorisse proprio l'intelletto, ma nello stesso tempo andasse ad aprire alle emozioni e ai sentimenti. Quindi questo lavoro biunivoco delle due parti. E è un colore che è una pietra che lavora anche in momenti di tristezza o di stress, quindi riequilibra molto. Riequilibra. Mentre l'aragonite? L'aragonite intanto è una pietra che questo nome proviene, sono andata a leggere, e proviene praticamente perché è stata rinvenuta la prima volta nel, diciamo, sul letto del fiume Aragon in Spagna. Ok. Come caratteristica stabilizza, quindi va a stabilizzare l'umore e soprattutto dà la possibilità di, in momenti di un po' difficili, di andare a contattare appunto queste nostre potenzialità, queste facoltà che abbiamo anche di migliorarci, e quindi va a riequilibrare. E un'altra cosa particolare è che lavora sui legamenti, mm-hmm, e lavora anche sul sistema, diciamo, anche scheletrico, e dà flessibilità. Queste sono le caratteristiche, diciamo, un po' più importanti dell'aragonite. Ecco, e in ogni trattamento abbiamo un olio essenziale abbinato. Sì. Quindi questo chakra in particolare ha l'alizia, giusto? L'alizia cubeba. È una pianta sempre verde che proviene da, intanto ne metto qualche goccia, da Cina, Indocina, e come intanto, sì, si sente. Che profumo. E si può dire che è un olio del buon umore, perché va a lavorare proprio sul infondere gioia, pensieri positivi, e soprattutto in momenti in cui uno è un pochino più appunto scoraggiato, può essere proprio d'aiuto per dare coraggio, un po' di e forza. Esatto, forza e coraggio. Benissimo. Allora, dove ti possiamo trovare? Allora, io ricevo a Firenze in via De Della Robbia 23, e ho anche il sito, quindi potete trovare maggiori informazioni a ceciliasazzi@armonieolistiche.com e anche nella pagina Facebook. Benissimo. Allora, noi ti ritroveremo qua il 6 febbraio, ma hai uno scoop, una novità. Perché da questo nuovo anno cosa parte? Sì, a breve, oltre a avere la possibilità anche di conoscere Reiki attraverso le sedute, ci saranno anche eventi in presenza, dove magari di mezza giornata, una giornata intera, dove avremo la possibilità di conoscere vari aspetti del Reiki e varie anche esperienze. Benissimo, io ti ringrazio Cecilia, grazie. Ti aspettiamo a febbraio e passiamo la linea a Carlotta. Grazie. Rieccoci qua con una nuova acconciatura. Sì, vogliamo sapere come l'hai creata. Allora, abbiamo finito appunto questa acconciatura su Martina. Ho realizzato, diciamo, una treccia camminata. Sì, una treccia camminata che va a finire in un intreccio e in uno chignon basso.
un raccolto anche questo molto delicato, elegante ma non troppo impegnativo, che però abbiamo concluso, diciamo, mettendoci anche questi punti luce che sono, diciamo, brillare è proprio la parola d'ordine, diciamo. L'avete anche impreziosita di... così? Sì, sì. I punti luci riportati anche su sulla ciuffi, parte no? davanti e in tutto lo chignon. Quanto durano? Sono... No, questi... diciamo tutta che la sera? Sì, sì, assolutamente. Tutta la giornata? Sì, anche le acconciature, diciamo che io sono molto... sono belle gnola, durature. Sì, assolutamente, perché devono essere non troppo fissate, anche perché sennò danno fastidio, però allo stesso tempo c'è una tecnica, ecco, all'interno devono essere proprio strutturate in modo da durare tutta la serata, se non tutta una giornata all'occasione, insomma, ecco. Ecco, dato che siete delle professioniste molto brave, anche molto formate, ci spiegate quello che è stato il vostro percorso? Allora. Vai, inizia Sabrina. Io sono partita con la scuola della Dora Bruschi come estetista e poi ho fatto il corso di specializzazione per i trucchi facendo le varie serate e poi dopo mi sono trasferita con mia zia per fare, diciamo così, un percorso di estetica e parrucchiere. Non fa il microfono, quindi andiamo avanti. Ok, e invece il mio percorso è stato, diciamo, appena ho compiuto 18 anni, per motivi anche, diciamo, personali di famiglia, ho deciso di andare a lavorare e avevo già in mente di scegliere un lavoro che mi potesse permettere di stare a contatto con le persone, perché è comunque la mia passione, ecco, non volevo, diciamo, scegliere la fabbrica o comunque lavori, diciamo, interni, ecco, preferivo stare con le persone e creare comunque empatia, ecco, mi piaceva proprio questa cosa. E da lì ho iniziato a lavorare, diciamo, in periferia ad Arezzo e poi ho fatto la scuola di colorimetria a Perugia, dopodiché sono andata a Vicenza a fare la scuola di acconciatura sposa. E è stata comunque sempre un'evoluzione, come appunto mi rivedevo anche nelle parole che ci diceva Simona e anche in questa figura appunto di questa icona di stile, sì. Che comunque sono anche, diciamo, prendere spunti dal donna passato. Donna imprenditore. Anche. Sì, ma anche cercare di dare, no? Quello che sei e evolversi, che è la cosa più importante. Questa è una cosa che comunque ti fa piacere e anche ti ispira sempre a dare il meglio di te stessa. Trasformarsi quella... nella versione migliore di noi stessi. Sì. Che poi viene anche percepito, penso, no? Dalle persone che ti stanno... E è questo che ci caratterizza a me e a Sabrina, che c'è sempre questa evoluzione. La voglia di crescere. Il tuo percorso, Sabrina, prima non abbiamo capito praticamente niente. Praticamente il mio percorso è nato da giovanissima, a 16 anni, ho iniziato con la scuola Dora Bruschi a Firenze come estetista. Poi ho fatto la truccatrice presso Pitti e altri istituti a Firenze e dopo mi sono, diciamo così, fermata ad Arezzo con mia zia che aveva un negozio di parrucchiera e sono entrata con lei per dare, diciamo, l'unione parrucchiera estetica. Poi è arrivata Erika e abbiamo continuato a crescere sempre di più. E il vostro team, tra l'altro al femminile, vi contraddistingue. Sì. Quindi davvero... Cinque femmine. Cinque. Sì, un ragazzo anche. E uno stagista ragazzo. Abbiamo da poco. Sì. Complimenti davvero per tutto. Grazie mille. Grazie mille a voi. Ci rivedremo prestissimo. È stato un piacere anche da parte nostra. Grazie. Grazie. Adesso andiamo avanti con la moda di Eli Biaz. Quindi ripetiamo ancora una volta che produci pezzi unici e vogliamo capire, no, come ci arrivi, come li crei, a cosa ti ispiri. Allora, l'ispirazione varia sempre, nel senso che dipende che momento della vita sto vivendo, dipende da tanti fattori, però l'ispirazione massima che solitamente ho è la natura, poi ovviamente associo
tutti i colori della natura con le tendenze della stagione. E quando comincio a creare, solitamente io non faccio mai nessuno schizzo preparatorio, quindi sono un po' una designer atipica, quindi non... Davvero? Sì, non faccio mai nessuno schizzo, ma visualizzo già la creazione del cappello nella mia immaginazione, nella mia testa, e quindi di getto lo creo. Però ecco, ogni pezzo è prezioso perché è un pezzo unico. Sì, esattamente pezzo unico. E quindi sì, questa mia voglia di creare, voglia di fare sempre cose diverse, stupire, cerco sempre di poi tradurla nelle mie creazioni. Qual è il cappello, la passata più stravagante, buffa, magari che ti è stata richiesta? Quasi tutte sono abbastanza eccentriche, quindi non per ho... Per non passare inosservata. Assolutamente, no? Non ho paura né di osare né di passare inosservata, anzi. E quella più buffa, ne ho realizzate varie per varie feste a tema. Quindi quella più buffa forse era ispirata a un quadro, quindi con tutte le nuvolette sospese. Ecco, perché richiedono anche passate o cappelli anche per feste a tema? Assolutamente sì. Diciamo feste di un certo tipo, di insomma, come si chiamavano una volta, i bal maschè. E non solo, anche per sì. Compleanni. Ultimo dell'anno, sì. Eventi più particolari, sì, diciamo, ma anche perché no, per tutti i giorni. Per tutti i giorni, e ho avuto anche modo di realizzare copricapi per un'importante sfilata di intimo, quindi anche quello è stato un altro modo di crescere, di far crescere il mio brand e di andare avanti la mia passione. Progetti futuri? Progetti futuri, diciamo che comunque l'apertura del mio primo negozio mi riempie di grande soddisfazione, quindi questo è già un grande passo. E poi progetti futuri, comunque voglio mettere uno zampino anche all'estero, ma vediamo. Chi lo sa, contatti social. Contatti social, mi trovate su Instagram, il brand è Hailey B. Hats. E quindi poi vi aspetto nel mio negozio, The Hat Booth. Grazie per essere stata con noi, Eleonora. Grazie a te, Carlotta. A presto. Ciao. Adesso finiamo in bellezza con Donkey Swing. Ta-da! Quindi, Pitti Uomo, birra, cibo e moda, mercoledì 11 gennaio. Certo, perché dopo la kermesse di Pitti che inizia domani e il fulcro, diciamo, sarà proprio mercoledì, dal ristorante Ora dove Arcide ha preparato questa serata, noi presenteremo chiaramente le nostre novità che verranno estrapolate da Pitti esclusivamente per la serata e faremo divertire e faremo incuriosire le persone che parteciperanno, cosa invece che dal lato del mangiare ci penserà Arcide con lo staff chiaramente del ristorante a incuriosire, a divertire e soprattutto a creare una serata felice, Ora, una serata divertente. A Firenze, giusto? Sì, ristorante Ora a Firenze in via San Zanobi al 126 Rosso. A Firenze, abbiamo detto. Sì. E non solo cibo, ma anche buonissima birra. Sì, la birra del birrificio BVS del Valdarno, e potrete provare chi viene alla serata questa nuova birra bicilindrica, oltre appunto a vedere i vestiti di Marzio e assaggiare il cibo che preparerà il nostro chef Diego Babboni, che chi vede questa trasmissione conosce, potrete apprezzare appunto il nostro cibo che oltre che buono e gustoso è anche sano e sostenibile. Quindi insomma è davvero importante, cioè, questa attenzione anche all'etica. Certo, senz'altro.
Prima, nella prima e la seconda parte, ci hai mostrato delle anticipazioni di quelle che saranno le sfilate di mercoledì. In quale altro modo stupirai tutte le persone che si presenteranno all'evento? Io credo che comunque la moda stupisca comunque, in qualsiasi modo, perché soprattutto in che maniera è indossata per l'evento e soprattutto anche da chi è indossata, perché non è soltanto il capo che fa moda, è anche nel modo che viene indossato. Perciò insomma ci saranno delle particolarità, chiaramente con l'adesione delle splendide ragazze che sono divertite a aiutarmi a fare questa cosa, e poi anche altri collaboratori che parteciperanno, diciamo, alla serata avendo, diciamo, uno spirito di creare curiosità, come penso anche la curiosità per tanti che come me non sono vegetariani avranno la fortuna in quell'occasione di degustare dei piatti che sicuramente non sono usuali, no, per l'occasione. Perciò quest'unione di capire, di conoscere e di avere praticamente, no, delle novità, delle sensazioni piacevoli da condividere insieme. La moda stupisce anche quando e soprattutto veicola messaggi, come fanno i tuoi outfit. Certo, che certo. Ridanno certo. Vita, no? Sì, ridanno vita. Infatti il motivo che ho detto prima e che ho continuato a dire per tutta la trasmissione è proprio che stanno iniziando una nuova vita. Hanno iniziato adesso e chissà fino a quando arriveranno, che forse ritroveranno un matto, forse più di me, più avanti, che gli darà ancora una... Chi lo sa, questo non lo possiamo dire. Io comunque volevo ricordare appunto, no, i miei social, che sono Instagram, Facebook e il mio sito donkeyswing.it, che dove trovate anche tante sfaccettature delle nostre idee, delle nostre presentazioni. E dove si trova di preciso il negozio? Il negozio. Andate a dare un'occhiata, perché è un vero e proprio museo. Sì, abbiamo creato diciamo una cosa divertente. Davvero, chi avrà davvero veramente la curiosità di arrivarci è una cosa che stupirà qualsiasi persona che entra. Alcide, Marzio, grazie per essere stati con noi. In bocca al lupo grazie per mercoledì. Grazie ancora. Vi aspettiamo prestissimo. Certo. Ma adesso cosa succede? Che Tada continua nella terza parte, ovviamente in cucina. Dove volevi venire? Vedi, tocca venire qui da me, vedi? Ma ti ho già preso la compagnia, di ce la presenti? Hai visto, io durante la trasmissione mi duplico, e Daniele ti darà una mano. Quindi benvenuto Daniele. Grazie. Siamo pronti? Sì, sì, prontissimi. Prontissimi. Anche perché oggi riparte la sfida, mi raccomando. Quindi per la sfida restate sintonizzati dalle ore 19 in cucina.